Ospiti di questa serata sono i Rana Blues. Buonasera ragazzi. Buonasera a voi. Prima domanda d'obbligo: perché Rana Blues? Beh, Rana Blues perché è un nome, diciamo, facilmente identificabile. E poi, diciamo, nella storia proprio della rana c'è il discorso della metamorfosi, per cui tutto il discorso della trasformazione, del rinnovamento, che ci sembrava, insomma, un elemento non trascurabile, no? Ci potete raccontare in grandi linee, per chi non vi conosce, il genere di musica che voi proponete al pubblico? Ma il nostro è un genere rock blues, se vogliamo identificarlo così, però sostanzialmente sono pezzi in italiano arrangiati da noi. Ma ecco, insomma. Guarda, io per puro caso ho qui il vostro album, che so che non è il vostro, primo, diciamo, voi ne avete fatti altri, questo è solo l'ultimo lavoro che avete fatto. Sì, questo è l'ultimo lavoro prodotto da Terre Sommerse, sono 9 pezzi arrangiati appunto da noi, c'è tutto un discorso un po' anche esistenziale su questo disco come tematiche. E poi, diciamo, gli arrangiamenti fatti appunto in maniera immediata, cioè senza tener conto di monumenti musicali, insomma, è molto essenziale. C'è un pezzo a cui siete legati maggiormente? Guarda, parlando del CD, sicuramente il pezzo iniziale, come immagini che evoca. Poi per quanto mi riguarda c'è un altro pezzo che a me piace molto, che è Finché vuoi, che è il quinto pezzo, e che racconta per immagini pezzi di storia vissuta in prima persona, in cui secondo me più di qualcuno si può rivedere. Quindi, ecco, un invito all'ascolto. Quanto c'è di autobiografico nei pezzi che voi andate a suonare? Ma non è che si può generalizzare sui pezzi, perché i pezzi innanzitutto bisognerebbe chiederlo all'autore dei testi, che è Mario. E di autobiografico probabilmente c'è qualcosa, ma immagino che sia più una visione delle cose del mondo e della vita, riportate con parole semplici che arrivano a tutti, ecco. Questo è più che altro. Poi l'autobiografico sicuramente c'è in ciascuno di noi, e nelle cose che facciamo, bene o male, emerge un pezzo di storia, insomma, no? Guarda, io continuo il viaggio, a te ti chiedo... Io sono il batterista, mi chiamo Marco. Allora, facciamo così, allora, visto che mi hai anticipato, riprendo il giro e facciamo nome, cognome e cosa suonate nel gruppo. Claudio Rosari, basso elettrico. Io pianoforte e voce, Mario Persilice. Io mi chiamo Marco Sorbello e sono le percussioni e batteria. Pietro Gugliandolo, chitarra e voce. Quanti anni so che questo gruppo fa musica in giro, insomma? Guarda, sono un paio d'anni che stiamo lavorando insieme, però è un gruppo che è nato praticamente da giovane. Noi ci siamo conosciuti da Pischelli, cosiddetti Pischelli a Roma, no? Comunque faccio questo trio che, diciamo, che sono 2 anni che sta lavorando. Volevo fare gli auguri al bassista che è entrato a Claudio da poco con Rana Blues, e vedo che ha molta grinta e gli faccio molti auguri. E speriamo che viaggerà ancora meglio Rana Blues. E niente, questo è quanto. E in ultimo ti chiedo,
Che cosa significa per te far parte di questo gruppo? Beh, io ho sentito il disco e come ho sentito il disco mi piaceva la sonorità molto semplice però d'impatto. E quindi mi sono trovato a suonare con loro e ci ho avuto subito una bella empatia, un bel feeling. E per questo insomma sto qua stasera. E infine ti chiedo, gli obiettivi futuri dei Rana Blues? Beh, gli obiettivi, concerti sicuramente, ha un altro album già in elaborazione e poi quello che verrà insomma, ecco, questo sì, quello diciamo la nostra, noi cerchiamo diciamo di metterci il massimo e anche loro come musicisti da anni frequentano vari generi, quindi diciamo questo è stato un incontro che poi ha mischiato le varie culture musicali di ognuno di noi, ecco, quindi in questo senso penso che andremo avanti, ne sentirete ancora parlare di noi perché non possiamo farne a meno insomma, ecco. Sicuramente. Che cosa significa suonare per voi questa sera al Beerfest? Beh, è una bella occasione, anche perché, anzi, ringraziamo Giancarlo e tutta l'organizzazione, perché è una bella organizzazione, è un evento importante nell'area romana, che ce ne fossero, insomma, ecco, gli eventi del, genere, certo. Ragazzi, io vi auguro in bocca al lupo, io spero di avervi ancora ai nostri microfoni e poi magari chissà. Grazie di tutto. Grazie.